Domenica, intanto benvenuti e grazie ancora all'Istat per l'invito. Se apriamo i quotidiani nazionali troviamo virus, troviamo voto, troviamo scuola, ma poi sfogliando troviamo smart working, quindi direi che potrebbe essere la parola chiave di questa domenica quando parliamo di lavoro. E ci domandiamo qui a Treviso che cosa resterà del lavoro post pandemia. Proviamo a rispondere a questa domanda insieme a Valentina Cardinali della Regione Lazio. Benvenuta. Michele Camisasca, direttore generale dell'Istat, Marco Cesar Anstad e poi abbiamo Roberto Panzarani della Cattolica. Io partirei subito con il direttore generale. Partiamo da un numero, Camisasca. Non so se mi sente in questo momento, non mi sente, allora eccoci. Comparirà. Eccoci. Sì, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie anche da parte di Istat a tutti presenti. Partiamo da un numero che può fotografare in questo momento la situazione occupazionale del paese. Siamo in una situazione che post lockdown vede in leggera ripresa i livelli occupazionali. Certamente da marzo a giugno il mercato del lavoro ha registrato circa 600.000 occupati in meno, in questo momento siamo sui 475.000 occupati in meno, ma in ripresa. Questo è solo uno dei numeri da cui si può partire, perché molti sono gli effetti sul mercato del lavoro, sia pubblico che privato, ma soprattutto anche il contesto sociale, che derivano appunto da questo lungo periodo di lockdown. Poi approfondiamo altri numeri che riguardano lo smart working e non solo, anche il lavoro remoto e le varie differenze. Mi aveva colpito 3 giorni fa sulla stampa leggere una piccola tabellina che rispondeva alla domanda: quali sono le priorità degli italiani? Il 20,6% rispondeva appunto lavoro e disoccupazione, rilancio economia al 19,5%, cioè io ho citato il primo e il secondo posto, le vere preoccupazioni degli italiani, Panzarani. Sì, no, assolutamente, senz'altro questa la concordo molto con questo risultato che è emerso, perché anche quello che emerge, diciamo, dal contatto pratico che uno ha poi con le imprese, eccetera. Adesso sentivo adesso questi dati, ieri sera sentivo il telegiornale alla 7, dicevano appunto la difficoltà di 1 milione invece di persone precarie che sono state in qualche modo dimesse dal mondo del lavoro. Quindi questo, c'è anche questo tema, perché poi dobbiamo capire che la nostra struttura del mercato del lavoro è molto mescolata. Nella stessa pubblica amministrazione abbiamo una persona che lavora a tempo indeterminato e una persona che fa lo stesso lavoro, che ha un contratto diverso a tempo determinato, che quindi magari è stata licenziata, dimessa o comunque insomma il contratto non è stato rinnovato. Quindi è una realtà estremamente mescolata da questo punto di vista, con appunto questa tragicità, che naturalmente i primi poi a soffrire sono le persone che hanno ovviamente questa situazione legata al fatto di avere un lavoro appunto incerto, precario, è già precario, in più in questa situazione sono quelli i più deboli che ci hanno più rimesso. Oltre a questo, c'è una grande diversità fra i settori appunto del mondo del lavoro, cioè alcuni che hanno sofferto moltissimo, altri che hanno guadagnato, altri che sono rimasti uguali. Quindi diciamo che il panorama è molto diverso a seconda del settore. Come tutti sappiamo, se parliamo di turismo, se parliamo di queste cose, lì i danni sono stati appunto esponenziali, ancora non calcolabili. E oltre al lavoro di persone dipendenti c'è il lavoro di imprenditori, quindi diciamo che purtroppo la situazione è molto molto variegata. Secondo me una cosa che colpisce molto da questo punto di vista non è tanto il lavoro finito adesso, ma è l'incertezza per i mesi futuri, cioè fino a che si continua a dire c'è un focolaio qui, c'è un focolaio là, si vede che proprio l'attitudine psicologica delle persone è a non riprendere, a non investire, a non creare lavoro, perché poi il tema è anche questo, insomma. E tra l'altro è avvenuto in una situazione già fragile prima della pandemia, la situazione italiana. Noi con le aziende affrontiamo molto i temi, per esempio, della digital transformation, che erano già temi molto cali della digital economy, dove l'Italia era molto indietro rispetto ad altri paesi europei da questo punto di vista. Forse abbiamo qualche problema. E quindi questo è stato il problema, insomma, ecco. Mi state sentendo? Non so se state sentendo, se l'audio va bene. Perfetto, benissimo.
Perfetto, grazie. Quindi ecco, questo direi che è la situazione nella quale ci troviamo. Poi possiamo approfondire, se volete, in un altro intervento, quali sono un po' le differenze fra le tematiche dello smart working, remote working, eccetera, ma sicuramente il tema del lavoro in questo momento in Italia concordo che è estremamente importante e difficile con un momento di riflessione molto profonda che dobbiamo fare da qui ai prossimi giorni proprio. Ah, d'accordo, ci autogestiamo allora. Ecco, sì, vedo la connessione non è stabile, però questi sono insomma dei problemi che affrontiamo ogni giorno, soprattutto quando in questo momento molti di noi stanno lavorando in smart working, quindi ormai non, insomma, non suscita neanche più quell'imbarazzo, quell'emozione come avrebbe potuto fare 8 mesi fa. Noi stiamo mettendo sul tavolo diversi problemi che sono i precari. E quando parliamo di precari dobbiamo parlare dell'esercito di partite IVA che tengono in piedi anche loro questo paese e in questo momento sono in grandissima difficoltà, ma Valentina, la questione donne, perché essere così mamma, cioè avere tanti ruoli, essere mamma, essere a casa, lavorare da casa, con la connessione ballerina è un po' problematico in questo momento. Eccomi qua, infatti. buongiorno a tutti. Una piccola precisazione, Francesca, io sono non Regione Lazio, ma INAP, Istituto Nazionale Analisi delle Politiche Pubbliche. Ah, io e scarico la colpa cado... sugli altri, perché mi hanno detto così. E quindi cade a fagiolo, come si dice, questa osservazione. Rispetto a quello che tu dici, rispetto anche al titolo del Panem, che sarà il lavoro dopo la pandemia, se posso aggiungere una piccola provocazione di sottotitolo, sarà anche evidentemente la continuazione, la perpetuazione di come sta avvenendo questa fase di transizione se non si fa niente. Io in particolar modo ho coordinato in INAP una ricerca che guardava proprio il lavoro di uomini e donne in questa fase di passaggio, fine lockdown, verso un qualcosa che non si sa che cosa si sta vedendo. Su un campione casuale, come vuole il modello lockdown, però in realtà il risultato qual è? Il sottotitolo di questa cosa potrebbe essere veramente niente a caso, perché il campione casuale ha confermato proprio che si sta esattamente perpetuando tutte quelle che sono le criticità strutturali della partecipazione al mercato del lavoro delle donne ma anche degli uomini. Cioè è importante in questo momento avere uno sguardo che non sia neutro, cioè guardare le stesse cose come se fosse un fenomeno uguale per tutti, indifferente. Ci sono degli effetti divergenti e non bisogna guardare solo le donne perché strutturalmente sono quelle che hanno le maggiori debolezze, ma anche come si sta muovendo il mercato del lavoro degli uomini, dà delle indicazioni importanti rispetto a che cosa accadrà. Ti faccio solo un esempio. In questa fase di transizione, niente a caso, ma nulla è cambiato. A rientrare al lavoro sono di più gli uomini e prima gli uomini, nonostante nella coppia, ad esempio, lavorino tutte e due. Questa è una cosa da non sottovalutare, perché se è vero che la motivazione di questa cosa che sta accadendo si dice prima, è la norma che dice settori e aperture, due, le pressioni del datore di lavoro, ma tre, c'è una componente da non sottovalutare sulle scelte familiari. Una quota non indifferente risponde: è stato un accordo tra me e la mia partner. E perché c'è stato questo accordo? Perché la partner guadagna di meno, perché ha maggiore capacità, parola utilizzata, di gestire la famiglia laddove c'è, perché è capace di organizzare meglio questa distanza tra il lavoro e la casa. C'è uno switch tremendo tra gli uomini e le donne che sono state tutto il lockdown e smart working e il comportamento assunto nel momento in cui c'è stato lo pseudo libera tutti, diciamo così, no? In cui si è cominciati a ripartire. E questo che cos'è? È un modello culturale, un modello organizzativo, è quello che richiedono le imprese, ma anche quello che i lavoratori e lavoratrici sono abituati a fare e a pensare. E su questa cosa inviterei una riflessione un pochino più diciamo approfondita, perché la problematica delle donne non è solamente la problematica di una persona più disponibile che è abituata a fare più cose in simultanea e sa tenere una famiglia. Il problema è che finché questo paese non considera le donne come un numero, cioè una fetta di forza lavoro che non è
occupata, che non rende, che non riesce a dare un output al pari della componente che è già dentro il mercato, noi sta battaglia col PIL, proprio numeri parlando, la perderemo sempre e comunque, indipendentemente dalla connotazione femminista, indipendentemente, c'è cioè proprio un ragionamento veramente squisitamente di produttività. Quindi il problema in questo momento, sintetizzo, è vedere che cosa è accaduto. Gli uomini rientrano di più, le donne restano a casa anche se non ce n'è bisogno, continuano le discriminazioni velate che riguardano il rientro delle donne. Noi abbiamo tutto un pattern di domande che dice: che cosa è successo nel periodo che eri a casa? Beh, le donne hanno avuto svalutazione sulla produttività da parte dei committenti se lavoratrici autonome, resistenza alla concessione dello smart working e dei congedi da parte del datore di lavoro seppur stavano a casa e le guardavano in remoto, cosa che non è successo agli uomini. Da un punto di vista proprio relazionale c'è stato per gli autonomi moltissima concorrenza sleale, quindi meccanismi di esclusione anche da occasioni in webinar, per le donne che non è accaduto per gli uomini, cioè tutta una serie di meccanismi che dicono che effettivamente guardare con l'occhio di genere questo momento di transizione consegna delle indicazioni importanti proprio sulla tenuta di un sistema, cioè bisognerà fare dei correttivi a quello che sta succedendo, bisognerà inventare delle politiche o delle misure un pochino più strutturate rispetto a quelle che abbiamo adesso, però è importante non perdere lo sguardo duplice, perché il mercato del lavoro non è uguale per tutti e questa differenza non è ideologica ma è reale ed è monetizzata, per cui quando mi dice 435.000 posti di lavoro del remote working per 2 milioni di persone, invece per quanto riguarda il privato quali sono i numeri, però apertura del Sole 24 Ore oggi dedicata invece ai lavori gravosi e quindi il tema pensioni, non soltanto per i lavori gravosi chiaramente, e uno si domanda cosa resterà del lavoro, cioè come si trasforma il lavoro, che cosa non esisterà più domani, perché stiamo parlando delle conseguenze della pandemia, ma le conseguenze di questa pandemia si aggiungono a una crisi iniziata molto prima. Buongiorno a tutti, prima di tutto. Se vuole le posso dare anche dei dati relativi recentissimi, cioè di venerdì scorso, 2 giorni fa. Noi come Agenzia per il Lavoro procuriamo alle aziende sia dei lavoratori con dei contratti temporanei, ma anche ricerchiamo e selezioniamo delle persone. La prima cosa che salta all'occhio è che mentre per quanto riguarda i lavori temporanei siamo circa all'8% meno dell'anno scorso, nello stesso periodo, nella ricerca e selezione siamo a circa il 30% in meno dell'anno scorso, per cui significa che le aziende stanno cercando di rimanere estremamente flessibili proprio perché non sanno esattamente che cosa succederà. Noi siamo un po' preoccupati nel lungo termine perché sappiamo che la demografia ci dice che verranno a mancare tantissime persone. Per cui alle persone giovani dico: guardate con ottimismo al futuro, perché quando la mia generazione, manca pochi anni, andrà in pensione, si apriranno tantissimi posti di lavoro che potranno essere riempiti da persone più giovani di me. Quando si parla di andare in pensione alle persone che fanno dei lavori gravosi, si va a togliere quello che è un pezzo del prodotto interno lordo. Per cui è molto importante riuscire a formare le persone per quelle che sono le professioni che in questo momento le aziende stanno cercando. Sì, però io ho una provocazione rispetto al lavoro gravoso. Nel momento in cui siamo andati in lockdown, soprattutto gli Stati Uniti, che non hanno vissuto il nostro lockdown, ma come dire, hanno potuto non fermarsi in qualche modo perché hanno un'organizzazione aziendale un po' diversa, cioè hanno più robot rispetto a noi. L'Italia si sta organizzando da questo punto di vista. No, guardi, cioè, un modo per non fermarsi. No, credo che qui si entra in un campo in cui, ad esempio, io a livello anche internazionale dico che l'Italia si è mossa molto bene, perché prima di tutto ha tentato di mettere a salvaguardia la salute delle persone. Ah sì, sì, no, ma questo è soltanto un tema lavoro, non è una questione di salute. Stavo dicendo, certo. I lavori gravosi, fra 20 anni, sì, secondo lei, esisteranno ancora come oggi? I lavori gravosi esisteranno ancora come oggi
E tra l'altro ci sarà sempre di più il fatto che ci sarà una dicotomia, scusate, sono in un luogo pubblico, ci sarà sempre di più un aumento del fabbisogno di persone con una cultura avanzata che perciò hanno studiato molto, ma contemporaneamente anche un aumento delle persone che fanno lavori più manuali, per cui anche in qualche maniera più gravosi da un punto di vista fisico, mentre verrà assottigliata, e lì dove i robot e dove l'automazione andrà a incidere molto, andranno a diminuire quelli che sono i lavori di mezzo, no? Quelli dove c'è molta ripetitività e così via. Infatti questa è una delle sfide che noi abbiamo, cioè formare le persone o per quei lavori molto intellettuali oppure per quei lavori molto manuali. È una delle sfide che abbiamo, assieme alla sfida della globalizzazione, dell'urbanizzazione, e la forza lavoro invecchia sempre di più. Panzarani, smart working, i dati ISTAT che troviamo sulle pagine di Repubblica oggi, però c'è differenza tra remote working, come lei definisce i lavoratori della pubblica amministrazione in questo momento che lavorano da casa e sono 2 milioni, e tutto il resto, cioè proviamo a spiegarmi. Sì, diciamo che giustamente ultimamente c'è stato molto nel linguaggio giornalistico identificare tutto con smart working, mettiamo le persone smart working, cioè no, in realtà non è così. Tra l'altro, insomma, oltre alla pubblica amministrazione ci sono tantissime aziende che hanno messo, le grandi aziende italiane siamo con percentuali di quasi l'80%, quindi sono fenomeni grandi, insomma, pensiamo a tutta quella che è l'industria dell'energia, l'industria dei trasporti, quindi insomma sono stati numeri molto molto forti che adesso lentamente ritornano, ma insomma direi forse alcuni di questi addirittura non entro l'anno, ma forse il prossimo anno addirittura, quindi su questo insomma c'è stata una grande un grande fenomeno da questo punto di vista. Comunque senz'altro la pubblica amministrazione, i dati del Ministero del Lavoro sono quasi 2 milioni, ma non è tanto il numero, la cosa che ci ha la cosa nuova è stata il tempo, cioè nell'ambito di un paio di settimane si sono appunto ritrovati, penso tantissimi anni che si parlava di telelavoro eccetera, insomma che non si riusciva mai a realizzare, improvvisamente c'è stata questa messa, diciamo, questa nuova dimensione del lavoro che si è creata in modo traumatico, però insomma indubbiamente è un fenomeno molto interessante. Cosa succede? Vabbè, certo, sì, dobbiamo distinguere smart working, diciamo sostanzialmente è la possibilità di essere flessibili rispetto al lavoro, cioè io se voglio vado in ufficio, se voglio non ci vado, se voglio posso lavorare da casa, posso lavorare viaggiando, quindi è il lavoro tra virgolette privilegiato che già molti di noi facevano prima, tra virgolette, quindi non c'era questo tipo di problematica rispetto a un lavoro collegato esecutivo che io devo fare non più da casa, ma faccio non più dal lavoro, ma faccio da casa. Quindi questo è diverso, con tutte quelle costrizioni, perché non tutti hanno una casa disponibile, non tutti poi hanno, c'è tutto il tema della cyber security, non tutti hanno la sicurezza dei dati che possono arrivare, quindi c'è stato anche un grandissimo tema, adesso non avremo il tempo di entrare, ma con alcune aziende tipo Cisco eccetera abbiamo analizzato, cioè c'è stato un grande tema di sicurezza anche dei dati, perché ci sono persone che hanno responsabilità, che lavorano in settori diciamo anche se non particolarmente delicati, comunque importanti, che hanno una direzione acquisti, faccio un esempio e così via, molte persone che lavorano nelle banche eccetera, che comunque con i loro computer da casa, perché non siamo stati strutturati per creare una situazione appunto di lavoro sicuro. Certo, forse era più pericoloso in treno questo tema, no? Esatto, quindi diciamo da questo punto di vista, allora diciamo che smart working quindi è molto diverso, cioè è una scelta che se noi per lavoro, noi ci occupiamo molto di governo dell'innovazione tecnologica, quindi una delle cose che io faccio è girare il mondo e portare gli imprenditori a visitare i luoghi dell'innovazione. Allora, se uno va a vedere Googleplex in Silicon Valley oppure la sede di Facebook, eccetera, la cosa interessante è se loro vogliono vadono, se non vogliono stanno a casa, però hanno sempre una sede bellissima dove possono incontrarsi, fare riunioni e con tutte le facilities che si conoscono in questi casi, insomma, e quindi e questo è lo smart working reale, no? Dove io ho questa possibilità. Invece no, il lavoro, cosa c'è stato? Un fenomeno, soprattutto nelle grandi aziende, io ti metto a casa, ma ti controllo, tu addirittura devi beggiare la mattina, come si usa questo termine terrificante, per cui entri la mattina e esci il pomeriggio, che è una cosa assurda, cioè come utilizzare uno strumento, di fatto è uno strumento, ma con una modalità
attività con una visione molto, molto vecchia, cioè la caratteristica del lavoro, diciamo, del remoto è la possibilità di una destrutturazione spazio-temporale, cioè io lavoro per obiettivi, ti do un risultato quando poi... Cioè, ma la domanda è se stiamo andando in quella direzione a lungo termine, se non è soltanto una allora, qui temporale. C'è un tema che mettiamo solo sul tavolo. Questo, perché dice l'azienda risparmia 10.000 euro. Perfetto, bravissima, bravissima. È quello che stavo, perché l'ho appena visto e anch'io sono stamattina leggendo i giornali. E questa è un'altra visione, cioè in cui dice guarda, io penso di risparmiare, ma su questo però non viene valutata la qualità del lavoro, ovviamente, perché la qualità è diversa, e poi non viene valutato un fattore importante, e quindi diciamo questo potrebbe essere in futuro, che le aziende dicono ah, guarda, risparmio, è inutile che le persone vanno, e quindi benissimo, ma questo dipende molto anche dai tipi di lavori che io devo e dal tipo di azienda, in che settore sono. Se io sono in un settore competitivo, io ho bisogno, un po' tutte le aziende hanno bisogno, ma se sono in un settore particolarmente competitivo, ho bisogno di essere molto innovativo. E l'innovazione non nasce dal lavoro remoto, l'innovazione nasce dalle persone che si incontrano, che creano, che sviluppano quella capacità di creare nuove idee. Quindi lo dico subito, certo, per le aziende che sono in competizione. Non so se c'è Camisasca in questo momento, se riesco a vederlo, se riusciamo a farci dare dei dati Istat, che tra l'altro vedo pubblicati anche su Repubblica, quanti sono i lavoratori smart working sul totale del settore privato, da prima del lockdown ad arrivare al post, diciamo che durante c'è stato un 8,8%, però in post, cioè adesso c'è un 5,3%. Nelle grandi aziende sono tanti, sono il 31,4%, e nelle medie aziende sono il 21,6%. Però Ceresa, il fatto è che qui parliamo di smart working, ma non stiamo considerando il fatto che lo smart working ridisegna una città, in questo caso Milano, per esempio, certo. Si trova a guardare il suo cuore pulsante, Piazza Duomo, insomma, un po' morente, perché non è che tutti lavorano in smart working. Certo. Lo smart working, si è sempre detto che siamo in un mondo VUCA, no? Molto volatile, e questa malattia ci ha fatto proprio toccare con mano questo fatto. Ci sono i vincitori e i vinti, no? In questo settore. Se io penso ad esempio al bar fuori dalla mia azienda e così via, è sicuramente in grande difficoltà. D'altra parte però ci sono dei grandi vantaggi, come il vantaggio sull'inquinamento. Quello che è importante però è guardare, diciamo, in prospettiva, perché uno può avere un momento di difficoltà ma poi riprendere. Qui è interessante vedere la ricerca che noi come Randstad, tramite il nostro Randstad Institute, abbiamo fatto, perché abbiamo visto che il 59% delle aziende, dopo passato il Covid, non farà più uso di smart working. E questo è un dato che mi fa riflettere, perché secondo me non va verso quell'innovazione e quell'efficienza che invece lo smart working può portare. Il 32% delle aziende userà meno del 30% dei propri dipendenti in smart working, e solamente il 3% delle aziende utilizzerà per lo più lo smart working per quasi tutti i propri dipendenti. Per cui siamo in un momento di grande cambiamento, dove anche le aziende devono decidere dove investire, perché è vero che tu puoi risparmiare sugli spazi fisici, uffici, però devi investire molto di più in tecnologia digitale, per cui anche chi è a capo dell'azienda deve decidere dove mettere gli investimenti, soprattutto pensando al futuro della propria azienda. Chiaro, è una domanda, che è una considerazione che ho fatto anche ieri, perché parlavamo di casa, perché quando si parla di lavoro oggi si parla anche di casa, cioè di un ambiente che possa accogliere un certo tipo di lavoro per spazio. E mi ha colpito un articolo di Forbes, perché si parla di un'azienda che offre 20.000 euro a un dipendente con riduzione dello stipendio del 10% per trasferirsi lontano dalle grandi città, ad esempio San Francisco. Ho provato anche a fare questa domanda sui social: perché lasciare San Francisco? Ma soprattutto, perché un'azienda deve chiedere questa cosa a un dipendente, quando di fatto la casa è pagata dal dipendente, non è pagata dall'azienda? Beh, qui si aprono delle grandi discussioni che andranno a toccare anche quelle che sono le nuove relazioni industriali, perché è indubbio che se tu lavori da casa hai maggiori costi da un certo punto di vista, penso ad esempio all'elettricità di casa tua e via, ma anche minori costi per quanto riguarda il commuting, cioè l'andare avanti e indietro dall'ufficio.
Per cui, e tra l'altro cambia anche lo stile di leadership, dove non sei più calcolato sui tempi, ma sei piuttosto guardato, diciamo, per quanto riguarda i risultati che tu porti. Per cui le relazioni industriali saranno, secondo me, uno dei temi che dovremo andare ad affrontare per capire anche lì come riuscire a aumentare la produttività, ma garantendo alle aziende, alle persone, diciamo, una situazione di vita e un lavoro più equilibrato. Ripeto, è un momento di grandi, sono momenti di grandi cambiamenti. Una cosa è certa, dobbiamo cambiare la leadership nelle aziende e dobbiamo essere molto più inclusivi, perché è solo con una buona inclusività tu riesci a far lavorare bene le persone e a dar successo alla propria azienda. Parleremo anche di tecnologia, tra l'altro mai come in questo periodo, almeno al grande pubblico, si è parlato di intelligenza artificiale che potesse salvarci in qualche modo dal Covid, ma in effetti così è stato. Nelle corsie d'ospedale ci sono dei robot, l'IT in primo piano in questo periodo storico e non soltanto. Ma si va avanti, quando si parla di lavoro in un certo senso con la tecnologia, si torna un po' indietro quando effettivamente emergono quelle che sono differenze di genere. Valentina, questo perché noi stiamo parlando di presente ma proiettati al futuro, e allora se pensiamo a un futuro in remote working o in smart working, in un posto più distante dalla città, come riesci a immaginarlo rispetto alla ricerca che avete fatto? Sì, diciamo, dalla ricerca alla prospettiva, in realtà il dibattito sulle donne, in questo senso smart working, è ampio e anche un po' troppo semplificato rispetto a questa questione. Allora, intanto lo smart working, e che quindi significa familiarità con tutto quello che è, non semplicemente esecuzione della prestazione, nasce inizialmente come welfare aziendale. Cioè, prima che avvenisse il Covid, si diceva, soprattutto le donne che hanno problemi di conciliazione, guarda l'azienda com'è brava, parte della tua produttività, quindi piuttosto che avere un cash, può essere veicolato tramite servizi di welfare aziendale su cui l'azienda ha una detassazione, quindi una convenienza, si cerca un regime, diciamo, di convenienze reciproche, per cui qualche ora in smart working, in lavoro da remoto, tramite welfare aziendale te la prendi, te la paghi, la svolgi a casa sostanzialmente, e quindi risultava un benefit. Quando poi è successo l'esplosione del Covid, nessuno era attrezzato, parlo soprattutto delle aziende medio-piccole, ovviamente, per medio intendo anche da 250 in giù, insomma, non proprio medie, però non si era attrezzati a questo sistema. Allora, ovviamente, si è trasformato il telelavoro, come ricordava prima Roberto, in qualcosa con il brand di moda, quindi questa etichetta smart working che ha messo dentro di tutto, di più. La ricerca evidenzia anche tutti i diversi sistemi di controllo, tra virgolette, del personale che sono stati adottati, ma la prevalenza è stata proprio perché si era in corsa, no? Nessun progetto particolare, nessun controllo particolare, cioè c'è stata una fase abbastanza lunga di non si sa che cosa sta succedendo da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro. Ma in realtà, quindi, nel momento in cui lo smart working è diventato una connotazione del proprio lavoro, allora si è detto, wow, abbiamo trovato un bellissimo strumento di conciliazione. Cioè, il problema adesso qual è reale per queste tematiche qui? Che la prosecuzione dello smart working, l'investimento dello smart working, non sia, come ricordava Roberto o anche Marco, una prospettiva di innovazione, ma diventi, per un sistema come quello italiano che non spende nulla in politiche familiari e ancora una concezione, come dicevo prima, organizzativa e dei ruoli di genere molto culturalmente contrapposta, diventi uno strumento di conciliazione, quindi diventa la soluzione comoda e probabilmente anche detassata per le aziende per risolvere il problema di conciliazione delle donne. Quindi anche qui attenzione che il futuro che verrà è il futuro che stiamo costruendo, su alcune cose non bisogna tornare indietro. Quindi il problema del digital divide è un falso problema che si risolve facilmente attraverso una formazione, un lifelong learning pensato bene, adesso arriverà pure il recovery, quindi su questo non avremo problemi. Il problema è a monte, su come si pensa di utilizzare questo strumento nell'ottica dell'innovazione, e quindi il problema è che proprio da un punto di vista politico non deve essere assolutamente cavalcato, a mio avviso, come uno strumento di conciliazione, perché così non lo è,
perché è uno strumento che, di organizzazione del lavoro che comporta un'innovazione, una rivisitazione da parte di tutti, compreso chi lo pensa. Faccio solo un esempio, un numero per darti l'idea di quello che sto dicendo. Dalla ricerca si è visto che nel lockdown uomo e donna stavano a casa tutte e due smart working. Come si sono aperti i cancelli? Ok, come dicevo prima, gli uomini sono ripartiti a casa. Quello che poteva essere un'occasione di condivisione sia dell'organizzazione del lavoro, sia dell'organizzazione della casa, che degli eventuali figli o, ripeto, anziani, perché la fase 35-45 della popolazione è quella, non è cambiato più nulla. Cioè, lo smart working è restato in quota parte maggiore per le donne, quello degli uomini si è completamente esaurito, ma non solo sui redditi bassi, quelli che avevano bisogno, diciamo, prima di rientrare al lavoro, ma certo, proprio spalmato. Qui dobbiamo mettere sul tavolo anche un'altra categoria. Pazzarani, articolo 1 della Costituzione, sì. Io mi domando se un giovane possa ancora crederci oggi. È molto difficile, sono d'accordo, soprattutto perché il tema, come cercavo di dire prima, è quello di non solo di riprendere il lavoro, ma in un paese come l'Italia di creare il lavoro. Cioè, noi dobbiamo, il lavoro si crea con determinate condizioni, soprattutto in quella che è oggi è definita un'economia della conoscenza. Quindi, sentivo prima, si parlava appunto di lavori, diciamo, ad alto livello intellettuale, come si dice appunto, intellettual capital intensive o lavori appunto manuali. Ma è ovvio che noi per dove siamo posizionati, al centro dell'Europa, uno dei non so se il sesto o il settimo paese, potenza mondiale nel mondo, eccetera, dal punto di vista della produzione, dobbiamo puntare, è obbligo per noi puntare sull'economia della conoscenza. È ovvio che siamo molto indietro rispetto a questo, perché soprattutto negli ultimi anni non si è creato lavoro, cioè non ci sono state quelle condizioni. Faccio esempi, ci sono... se voi visitate parchi tecnologici in Germania o in Svezia, sono appunto costruiti in cui metti insieme università, start-up, aziende, cioè proprio nell'ottica di creare lavoro sano. Sì, ovviamente siamo entrati nel tema Smart City. Io lo dicevo prima, io sono convinto che il tema del lavoro non è scollegato da tutta la tematica, diciamo, economico-sociale più ampia, e quindi, diciamo, l'abbiamo visto anche nei termini di mobilità, come stiamo trasformando le cose, eccetera. Quale ruolo avrà il lavoro all'interno della città? Lo diceva prima bene Marco Cerasa, cioè quando io lascio le persone a casa, e naturalmente non solo le persone stanno a casa ma continuano a lavorare in qualche modo perché sono collegate, però la città si spegne. Si diceva l'esempio del Duomo, ma Roma è la stessa cosa, ci sono tantissimi esempi appunto di zone che sono svuotate, non si sa se si riempiranno. Quindi io devo avere questa visione, ma è la visione che ci sta chiedendo l'Europa. Cioè, il tema è terribile che io sto sentendo in questi giorni, sì, però dobbiamo chiedere bene questi 209 miliardi, dobbiamo avere... Ma è una fortuna pazzesca questa, però dobbiamo mettere le persone che abbiano le idee e le competenze per chiedere tutto questo. Quindi significa avere veramente un'economia della conoscenza all'interno della nostra nazione in grado di avere questo tipo di visione. Persone che hanno girato, che conoscono il mondo, che sanno dove va il mondo. È ovvio che se noi mettiamo le solite 4-5 cose, la digital economy, questo è una cosa che fa pietà. No, cioè dobbiamo avere una visione molto forte, molto ampia da questo punto di vista. Quindi è chiaro tipo, che ad esempio, la governance... politica, perché oggi è vietato parlare di politica. No, per carità, lo dico in generale, poi non riguarda la situazione attuale, da noi è una situazione costante, quindi non stiamo facendo... però stiamo parlando di soldi dall'Europa, dunque una provocazione sul tavolo quale sarebbe, visto che comunque avere una visione oggi significa anche non in qualche modo andare incontro a quelle che sono state le piazze francesi, i gilet gialli, quando... Certo. Scoppiata insomma la rivolta. Sì, sì, certo. Ma il tema, la provocazione è come creare lavoro. Quindi, diciamo, non è quando si dice, questo riguarda tutti i settori, non so, nel settore della salute, perfetto. Allora noi adesso avremo un'occasione molto importante, questa appunto di questo grande convegno che faremo, un grande riunione su come la salute. Beh, ma lì è un settore enorme. Cioè, per esempio, vedere una visione della salute non solamente in termini appunto di cura, ma in termini, no, di benessere, no? Allora come io creo tutta questa situazione con una medicina completamente diversa, cioè andare alle radici
radici di quelle che sono le fonti delle visioni del futuro, non fare solamente un riempimento di inefficienze che noi abbiamo storicamente, perché sarebbe un'occasione assolutamente perduta oggi come oggi, perché a fronte di questo abbiamo paesi che vanno avanti molto da questo punto di vista. Se voi andate a vedere Adelsdorf, che è questo parco tecnologico in Germania, voi vedete che lì stanno costruendo una piccola città del futuro, ma questo è in Svezia, così si cita il nord Europa perché ha queste caratteristiche, ma si trovano esempi anche in vari altri, diciamo in giro per il mondo. L'innovazione un po' oggi come oggi è un po' dovunque, no? Quindi ecco, è questa capacità che noi dobbiamo mettere insieme. Naturalmente la politica in senso profondo significa coinvolgere le persone competenti, ne abbiamo tantissimi. Io giro il mondo 4 mesi e mezzo l'anno, non sono in Italia, trovo dovunque italiani bravissimi che lavorano in progetti avanzatissimi, richiamiamoli oppure connettiamoci con loro per utilizzare questa opportunità, perché il tema, ripeto, non sarà solo di ritornare al lavoro, ma come creare il lavoro, perché in un'economia della conoscenza significa avere strutture in cui le università lavorano molto bene con le aziende, con le imprese, eccetera, si creano dei centri di collaborazione fra queste istituzioni e si crea il lavoro del futuro. Faccio un esempio, i parchi tecnologici hanno questa funzione, noi non abbiamo quasi neanche uno in Italia. Cioè, faccio un esempio molto banale, però è dove sono i laboratori del lavoro del futuro. Se non facciamo questo, cioè noi rischiamo... Qualcosa a Milano c'è. Sì, no, Milano è la mia seconda città, ogni lunedì sono a Milano, quando, assolutamente sì, c'è, però va mantenuta e sviluppata, ecco, quindi è importantissimo questo. E tra l'altro quello che c'è deve aumentare nella sua dimensione, perché la sfida che abbiamo davanti è molto più grande rispetto a prima. Tutto il discorso... anche a Ceresa, nel senso, qua dobbiamo fare tante cose. Sentiamo un po', tutti dicono dobbiamo fare tante cose, però è il momento di lavoro, chi sta lavorando e affronta il grande cambiamento, chi vorrebbe entrare nel mondo del lavoro, dati Istat parlano di giovani soprattutto che non riescono a entrare nel mondo del lavoro, ma c'è un momento di stand by, non soltanto per chi vorrebbe andare all'estero, cioè questi cervelli in fuga, ci sono anche i cervelli che sono rimasti, non se ne sono andati via certo. Tutti quanti, ma non trovano posto. Sì, Roberto ha detto una cosa molto interessante, cioè ci sono due cose. Uno è riempire i posti che oggi non riusciamo a riempire con le persone. Io continuo a girare l'Italia e continuo a sentire lamentele di aziende dove mi dicono mi mancano questi tipi di profili. Devo dire che qui il problema è che nessuno vuole investire per creare, diciamo, per formare queste persone con questi profili. Lavori più disparati. L'altro giorno ero con un esperto di logistica e mi dicono mancano dei fumigatori, che sono delle persone che lavorano nei porti e così via. Bisogna formarli, ma quando dici chi investe per formarli, tutti si tirano indietro. E noi come agenzia per il lavoro dobbiamo assolutamente formare queste persone. D'altra parte però ci sono delle iniziative molto interessanti, non solo a Milano. Domani sarò a Catanzaro. Sono stato qualche giorno fa a Bari. Al sud ci sono delle iniziative molto interessanti da un punto di vista tecnologico. Certo, bisogna anche lì sostenerli. Il problema è che bisogna trovare delle persone con visione che sostengano senza pensare al proprio tornaconto immediato. Perché quando tu vuoi formare delle persone devi investire. Noi come agenzie per il lavoro abbiamo questo 4% del nostro fatturato che possiamo investire per formare le persone, lo stiamo facendo. Ecco, forse quello che ci vorrebbe è gente che abbia più voglia di investire sulla formazione per dare un futuro poi alle nostre persone. Dove è finito Kamisaska? Che allora, con i dati dell'Istat. Ecco. Siamo in casa Istat, ecco, ci siamo il cambio così. È giusto parlare dei dati che ogni giorno i quotidiani, i telegiornali nominano, pubblicano, perché poi al di là di tutto, dei temi che si trattano, è incredibile quanto conti l'interpretazione, perché insomma vanno spiegati. Assolutamente. Dov'è finito? Beh certo, assolutamente, e questo è un po' forse la chiave anche del nostro tempo, no? Noi siamo in questo momento tempestati anche di dati e molto spesso abbiamo difficoltà a capire quali sono quelli veri, quindi l'impegno dell'Istituto di Statistica è proprio di cercare di fornire i dati mettendoli a disposizione dei decisori ma anche della collettività e in generale rendendoli comprensibili, e su questo è molto interessante secondo me vedere per esempio i numeri che in questo momento abbiamo davanti proprio
un po' per fare un po' sintesi anche rispetto a tutti gli interventi, tra il mondo del lavoro privato e il mondo del lavoro pubblico, proprio parlando di smart working, no? Per noi i numeri proprio che sono stati pubblicati oggi ci dicono che in questo momento, dopo una fase di lockdown in cui avevamo circa il 9% dei lavoratori privati che sono stati messi in smart working e oggi al 5%, noi abbiamo una norma per la pubblica amministrazione che ci dice che dovremmo puntare oggi al 50% dei lavoratori pubblici in lavoro da remoto, il che significa il 50% di 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, e addirittura ci dice che tutta l'amministrazione pubblica dovrebbe pensare dal 2021 in poi, tutte le 14.000 istituzioni pubbliche dovrebbero pensare il piano organizzativo per il lavoro agile. Allora capiamo che anche l'impatto sul mondo pubblico di che cosa vuol dire trasformare il mondo del lavoro è un impatto non banale, e ancora quindi è un tema di formazione, è un tema di competenza tecnologica, è ancora un modo per cominciare a pensare alla pubblica amministrazione senza carta, per esempio. Uno dei grandi vantaggi che credo molti cittadini abbiano sperimentato in questi tempi di lockdown è stato che alcune pubbliche amministrazioni avanzate, anche quelle dei servizi più vicine, sono riuscite a fare questo passo, sono riuscite a fare il passaggio dell'innovazione, e quindi molte sono diventate paperless. E questo è uno dei grandi punti di non ritorno. Quindi guardare i numeri anche da questo punto di vista ci fa capire quanto ci aspetta, però bisogna conoscerli, bisogna sapere anche su cosa bisogna lavorare, su quali leve. Penso che sia esperienza di tutti, anche parlando sempre di pubblica amministrazione in senso ampio, capire come per esempio cambia il modo di fare didattica a distanza, anche quella è pubblica amministrazione, anche quella è formazione, anche quello è investimento. E proprio per questo noi come Istat ci siamo attrezzati anche per aiutare in tempo reale, anche in questa fase, a capire come vanno le situazioni, e quindi anche insieme per esempio all'Istituto Superiore di Sanità come stanno avanzando alcuni di questi focolai, alcuni di questi cluster. Ecco un altro esempio in cui i numeri, se osservati, se rilevati con correttezza, se incrociati con tutte le grandi fonti di dati che abbiamo a disposizione anche solo come pubblica amministrazione, possono diventare strumento per adottare poi politiche anche nell'immediato, quindi non solo per il grande futuro. Vorrei ricordare. Certo, questo è il tema. Teresa, anche ieri una curiosità, ma secondo lei quali sono i lavori che non esisteranno più tra poco? Non so se mi sente, mi ha sentito Teresa? Sì, ma non ha acceso il microfono. Qualche problema con le campane, delle bellissime campane si sentono. Sì, questi siamo noi. C'è un problema col microfono, ma io posso chiederlo anche a lei, Panzarani. Secondo lei, quali sono i lavori che... Quello che dicevamo prima, tutto ciò che è ripetitivo, tutto ciò... un bancomat ha sostituito 6 persone nella banca, ecco, per dirvi questo che è successo nel passato. Quindi è giusto quello che diceva prima Marco Ceresa, cioè tutto ciò che è ripetitivo, anzi, ognuno di noi si domandi se io sto facendo un lavoro ripetitivo, e inizio a cambiare lavoro, cioè questo è assolutamente ovvio. Quindi da questo punto di vista è una cosa visibile. Oggi se andate in banca non c'è più il cassiere, ci sono una sorta di struttura di consulenza che vi dice come investire, i giovani non ci vanno neanche, vi rimane tutto in remoto. Però ecco, quindi tra l'altro diciamo che la cosa interessante è anche la qualità con cui si sostituiscono i lavori, cioè se io tolgo 6 dipendenti perché sono sostituiti da un bancomat, non è che un domani io vado a riassumere quelle stesse persone, ma assumo un ingegnere che mi diciamo riorganizza il lavoro. Quindi diciamo tutto questo, i dati che abbiamo visto, si dicevano prima, questi sono famosissimi rispetto alla rivoluzione 4.0 in Italia. Non riusciamo a farla, abbiamo avuto degli investimenti ai tempi del Ministero di Calenda eccetera in passato, quando era ministro dello sviluppo economico c'era stato un grande tipo di investimento, questi sono stati confermati tra l'altro mi sembra dal governo eccetera, ma non si riescono a fare perché come diceva prima Marco Ceresa non ci sono le persone formate, mancano in Italia 280.000 tecnici per la rivoluzione 4.0. E questi però com'è, perché la difficoltà, come si formano, dove nasce la 4.0? Non nasce negli Stati Uniti, nasce in Germania dove hanno il sistema duale, io qualche anno fa l'ho visitato, significa che tu dall'età di 14 anni fai formazione non nel tuo istituto
tecnico, tra l'altro molto in crisi da noi, che adesso stiamo un po' recuperando, io spero che vengano recuperati, ma si forma quella figura dell'operaio specializzato, per cui lui studia a scuola, ma allo stesso tempo un giorno sta nel centro di formazione della Volkswagen o della Siemens, e il suo diploma finale all'età di 18-19 anni viene firmato dal Ministero dell'Educazione tedesca insieme a Volkswagen e a Siemens, dove lui ha frequentato e ha avuto lezioni da parte dei dirigenti, dei quadri, dei funzionari di Siemens e di Volkswagen, per fare due esempi di aziende tedesche. Quindi lui è pronto, è un operaio specializzato pronto a lavorare, a fare quell'attività di cobot, come si dice, di collaborazione con robot, eccetera, perché è un operaio specializzato che ha questa figura. Quindi laddove allora, ci fa la domanda adesso, Ceresa, quali saranno i lavori del futuro? Quelli che ci saranno? Allora, bisogna fare un'analisi attenta di quello che è il consumatore, perché secondo me dobbiamo andare a vedere cosa piace al consumatore e poi da lì risalire fino a tutte le professioni. Faccio un esempio molto banale. Qui diciamo l'Istat è molto importante perché bisogna analizzare i numeri. Prendiamo i quotidiani. Fino a qualche anno fa tutti leggevamo il quotidiano cartaceo. Poi pian pianino si è andato verso la versione digitale. E allora bisogna adesso, chi legge il cartaceo sono solo persone un po' avanti con gli anni. Beh, allora, poi ci sono sempre delle eccezioni, ma è qui dove bisogna andare a fare delle analisi, no? Per capire quanto piacciono determinate soluzioni ai consumatori, e da lì si parte per capire quelle che sono le professioni del domani. Quali saranno? Senz'altro saranno professioni dove ci sarà comunque forte la componente umanistica, psicologica, perché, come diceva qualcuno, l'essere umano è sempre sottovalutato, no? Ma alla fine, diciamo, siamo noi che riusciamo ad avere delle intuizioni, ad analizzare al meglio e poi a formare anche le macchine stesse. Poi ci sarà bisogno però anche di persone che riescano ad abbracciare in pieno questa rivoluzione digitale, e per cui dentro in ognuna professione bisognerà capire, diciamo, come spaventarsi. Sono cose che se una persona rimane curiosa, voglia di imparare, di adeguarsi ai tempi, riusciremo senz'altro a gestire queste cose, perché noi esseri umani abbiamo solo a volte delle grandi paure. Mi ricordo quando io ero giovane si diceva finirà il petrolio. L'essere umano ha trovato delle soluzioni per cui il petrolio non è finito. Allora il mio vuole essere un messaggio comunque di ottimismo. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo studiare, dobbiamo fare in modo, ad esempio prima si parlava delle donne che sono state a casa, è vero, lo vedo anch'io in famiglia, io lavoro, mia moglie lavora e sta dietro al bambino, ma diciamo anche lì bisogna capire, tornando agli investimenti delle aziende, forse è meglio investire in una babysitter piuttosto che investire per la propria dipendente, per farla lavorare bene, piuttosto che investire su altre cose. Per cui è un momento... Credo che Valentina voglia aggiungere qualcosa riguardo. Valentina, cosa ne pensi? Penso che Marco intanto ha coraggio ad affermarlo pubblicamente. è un punto suo vantaggio, no, assolutamente sto scherzando, però come prospettiva, seguendo quello che chiede a Francesca, e il senso di oggi, no, il lavoro del futuro sarà anche quello che andiamo costruendo. Non ci dimentichiamo che a fronte di un'elevatissima digitalizzazione che ci aspetta e che stiamo costruendo sia politicamente che finanziariamente, non potrà mai essere sostituito l'ambito di sostegno alle infrastrutture sociali, cioè la cura dei figli, la cura degli anziani, la cura delle relazioni, il sistema di istruzione. Cioè ci sono alcuni ambiti in cui la digitalizzazione non potrà che toccare trasversalmente come strumento di miglioramento, ma non come uno switch off in termini occupazionali. E quindi
Quello di cui io mi preoccupo è che ci sia anche un pari investimento e valorizzazione di questo aspetto qui, cioè io a fronte di giardini automatizzati mi preoccuperei anche che gli insegnanti di mio figlio siano persone sempre più preparate, sempre più adeguate, che guadagnino di più, perché questo aspetto noi non l'abbiamo toccato nel discorso di oggi, però il versante retribuzioni dentro questa partita è una cosa che va assolutamente tenuta in conto. I lavori più importanti, la tenuta della relazione dell'infrastruttura sociale va valutato. Lo stipendio, né il gender gap, né quando si parla di insegnanti, professori, tra l'altro non ho mai incontrato un maestro o un professore che mi abbia detto ho scelto sto lavoro per soldi, quindi insomma in qualche modo, sì. Però c'è il tema mense, per esempio, non abbiamo tantissimo tempo, però ho visto dati Istat un rincaro del 30% nei confronti delle famiglie, proprio perché cosa resta del lavoro? Beh, le mense scolastiche sono in crisi, ci sono oltre 60.000 persone su quasi 100.000 che rischiano il posto di lavoro e qui tutto ricade sulla famiglia, poi Panzarani. Ma sì, assolutamente, diciamo che tra l'altro è molto interessante, parlando di innovazione, molti fenomeni anche di innovazione sociale, cioè che le persone si sono molto auto-organizzate in questo periodo, cioè sapendo che poi non tutto può arrivare dallo Stato, quindi la rete spesso e volentieri viene anche usata in fenomeni di auto-organizzazione, insomma, in cui i cittadini si auto-organizzano e cercano, questo lo era anche prima ovviamente della pandemia, ma successivamente alla pandemia, questo a livello proprio di mondo, ci sono tantissimi esempi che ci sono, quindi assolutamente sì, cioè questa parte di riuscire a rendere possibile il cambiamento della, non solo del lavoro ma della società, questo è uno dei punti fondamentali. Come dicevo prima, secondo me dobbiamo avere una visione che sia in questo momento a 360 gradi, perché poi la pandemia ha toccato tante cose. Questa mattina noi parliamo di lavoro, ma come vediamo non riusciamo a non parlare della città, non riusciamo a non parlare dell'educazione, della formazione, perché ovviamente questo è molto legato, e quindi diciamo che per questo dobbiamo veramente, in una dimensione massimamente interdisciplinare, riuscire a disegnare il mondo del futuro. Perché Ceresa qualche giorno fa, quando ci siamo sentiti, mi ha detto ci saranno più persone educate, cioè sul lavoro, al di là della persona che studia, che deve studiare di più, e dei lavori intermezzo, ci saranno persone più educate. A me è venuta in mente Franca Valeri, Ceresa, per quando parlava della rivoluzione degli educati, in qualche modo dovremo metterla in atto oggi, quindi, cioè funzionerà almeno, bicchiere mezzo pieno. Ben capito, abbiamo bisogno di persone... è giusto questa la domanda, perché va un po' a scatti. Sì, lei, quando ci siamo sentiti, mi aveva parlato di quanto conta l'educazione sul lavoro, che avremmo bisogno di persone educate. Io ho pensato, persone responsabili. Guardi, lo smart working, secondo me, ha bisogno di persone molto responsabili, perché io non credo nella gestione con un controllo, diciamo. E quello che è il pericolo forse qui in Italia, che noi spesso facciamo le politiche per una piccola minoranza che non è, ad esempio, che non ha senso di responsabilità, anziché fare politiche nella grande maggioranza degli italiani, che sono persone che hanno senso di responsabilità. Qui sarà molto importante anche, diciamo, dialogare con i giovani, col futuro, e spiegare a loro che cos'è il senso della responsabilità, che cos'è un'educazione civica. Prima parlavamo delle babysitter. La cosa che più mi ha deluso è che noi come Randstad avevamo messo una cifra a budget per appunto pagare le babysitter delle nostre dipendenti. Una buona fetta, abbiamo speso molto meno. Una delle ragioni è perché spesso si vuol pagare le babysitter o le babysitter vogliono essere pagate in nero, no? Per cui non si può gestire una cosa del genere. Allora, davanti a una cosa del genere, dico, noi come paese abbiamo bisogno proprio di una maggiore educazione civica, maggior orientamento verso le altre persone, non proprio verso se stessi. Fatto questo, il nostro poi è un paese magnifico, perché lo smart working, dove le persone vogliono lavorare in posti belli, in posti dove si vive bene, piacevoli. Oggi sono qui a Treviso, mamma mia che bella città. Andiamo in Germania, forse in Germania con molto seri, anche perché è sempre un po' grigio, no? Per cui noi abbiamo anche una grande opportunità da questo punto. Chiamiamola così, è bella anche la Germania, ma noi abbiamo il sole e abbiamo, insomma,
Ogni regione ha il suo cibo e il suo vino. Sì, sì, però per chi ha vissuto in Germania sa che è meglio vivere in Italia. Questo non ho dubbi. Dal punto di vista di cultura, di bellezza, Bisasca, non lo so, clima. Dobbiamo fare un sondaggio, una ricerca anche su questo. Quanti sono quelli che, nonostante mettano la vita in stand-by, vorrebbero andare all'estero, stanno rimandando, chissà, possono rimanere a studiare, a lavorare nel proprio paese? Beh sì, dobbiamo analizzare anche questo aspetto, ma io credo che andare appunto anche alle radici del nostro, stare bene nel nostro paese, possa aiutare a lavorare bene tutti e meglio, quindi da casa, ma anche tornando nei posti di lavoro un po' tradizionali, perché io credo moltissimo anche a questo mix. Alla fine noi ci stiamo immaginando che il luogo di lavoro diventi un non luogo di lavoro, ma credo che, come abbiamo detto molto bene quest'oggi, tutto il contesto sociale poi possa aiutare. Comunque anche su questo lavoreremo come istituto, naturalmente. E ho apprezzato molto che tanti di oggi, negli interventi di oggi, appunto, hanno lavorato proprio sui dati che l'istituto produce. Questo è sempre, insomma, una fonte di orgoglio anche per fare il nostro lavoro al servizio del paese. Un minuto per salutarci, siccome la domanda è cosa resterà del lavoro, un aggettivo per rispondere. Comincio da Panzarani. Creatività. Ceresa? Voglia di investire su se stessi e curiosità. Cardinali. Quello che siamo e che vorremmo essere. Direttore. Responsabilità e autonomia sono punti di non ritorno. Io vi ringrazio molto per la chiacchierata, mi è piaciuta tantissimo. Grazie, buona domenica. Benissimo. Grazie a te. A voi. Grazie a te. Un saluto a tutti. Grazie. Ciao Valentina, ci ritroveremo sicuramente in un altro luogo. Ciao Marco, è stato un piacere conoscerti. E grazie mille. Camisacchi, un grande piacere, davvero. Arrivederci alla prossima. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci.